Pace e bene a tutti voi. Siamo qua a Nazareth, nella casa di Maria, dove il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Qua, nella gioia di contemplare Maria, vogliamo ricordare la donna che dà il primo passo. Il passo di colei che ha ricevuto l'annunzio e si mette in viaggio. Vediamo che qua a Nazareth, lei, dopo aver ricevuto l'annunzio dell'angelo, che lei sarebbe la madre del Salvatore, che lei doveva portare nel suo grembo colui che ci dà vita, colui che doveva compiere la volontà del Padre, lei si mette in viaggio, lei dà il primo passo. Vorrei utilizzare una parola che forse a voi è molto, molto vicina, ma che non è facile interpretare. La parola è il servizio. Maria, facendo il primo passo, fa un servizio. E qual è il servizio che fa? È mettersi in viaggio per andare dalla sua cugina Elisabetta a portare anche l'annunzio e a mettersi in servizio di lei. Mettersi in servizio significa donarsi. Colei che si dona, colei che non va a cercare un segno per vedere se è vero quello che l'angelo ha detto a lei. No. Colei che si mette in viaggio, che va a svolgere un servizio, perché? Perché vuole darsi come dono agli altri. Lei fa il primo passo e non si mette a discutere se deve fare il primo passo o no. Lei lo fa istantaneamente. Fa vedere che il servizio è un donarsi senza interesse, un donarsi gratuitamente e un donarsi, ripeto, per amore. Allora, vediamo che lei, con quel servizio alla sua cugina Elisabetta, per amore e perdono, fa brillare la verità del Verbo incarnato in lei. E a questa ragione Dante Alighieri, nell'affermare che la benignità della Vergine non soccorre soltanto colui che a lei si rivolge, fa sì che nel suo inno dichiarerà: molte fiate liberamente al dimandar percorre. Vuol dire che Maria, mettendosi in moto, in viaggio, facendo il primo passo, è colei che dal cuore sgorga il servizio, il dono, l'amore. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.